Secondo la statistica, in Bulgaria ci sono 4 siti archeologici per chilometro quadrato. Grazie a ciò la Bulgaria è posizionata al 4° posto in Europa e nella top 10 in tutto il mondo, per la presenza di ricchezza archeologica di età diverse. I traci sono la prima vera e propria civiltà che ha vissuto in terre bulgare, coprendo la Grecia del nord, la Serbia occidentale e il sud della Romania. Secondo Erodoto, il numero della popolazione dei traci è il secondo più grande dopo quello degli indiani. Alla fine del V secolo antevo-volgare, i traci crearono il regno degli Odrisi. Una delle sue capitali era Kabile, che copriva 10 km dell'odierna città di Yambol. Alla fine del secondo e all'inizio del primo millennio antevo-volgare, intorno al santuario della dea Cibella Artemide, posta su Vruh Zanki, sorse la città di Kabile. All'inizio del terzo secolo antevo-volgare, durante il regno di Spartacus e Scostocus, Kabile era la capitale del regno della Tracia. A metà del terzo secolo antevo-volgare, l'istituzione reale era stata sostituita da una gestione urbana. Durante il IV e il I secolo antevo-volgare, Kabile realizzò intensi collegamenti commerciali con tutte le terre dell'Egeo. Kabile venne distrutta durante la campagna romana, guidata da Marcus Lucullus, nel 72 antevo-volgare. Dal II secolo evo-volgare, la città divenne uno dei più importanti campi militari romani della regione della Tracia. Dopo l'adozione del cristianesimo nel 313, Kabile divenne un centro per vescovi. Alla fine del VI secolo evo-volgare, Kabile fu completamente distrutta dagli Avari. Durante l'XI e il XIV secolo evo-volgare, sorse un piccolo borgo medievale sulle rovine della vecchia città. Nel 1953, durante gli scavi dell'antica città di Septopolis, che oggi è sepolta sotto le acque della diga Koprinka, in una delle sale del palazzo è stata trovata un'incredibile, esclusiva e interessante iscrizione su una pietra. Questa è la prima dichiarazione che è stata data nel primo periodo ellenistico tra i leader delle due dinastie, una sentenza a Septopolis e l'altra a Kabile. Il segno di Septopolis, anche conosciuto come il grande segno della città, è stato realizzato agli inizi del III secolo antevo-volgare, in un periodo in cui il sovrano di Septopolis, Sept il III, non era più tra i vivi e Spartacus venne incoronato e nominato il nuovo sovrano. Съдържанието на плочата, както самата тя разказва за себе си, представлява клетвен договор, междудържавен договор между. Il segno contiene una dichiarazione tra il sovrano di Kabile, Spartacus, il Basileus della Tracia e la sua sposa e i successori di Sept III. Questa caratteristica ricrea un segno precedente che rimane da scoprire. Si tratta del leader macedone della guerra, Epimenes, che fugge da Kabile e cerca rifugio a Septopolis. Epimenes fu la ragione principale della dichiarazione. Dopo la morte di Sept III, Berenica e i suoi figli sono obbligati a far tornare Epimenes con i suoi tesori da Spartacus, che è già stato incoronato e nominato re di tutti i traci. На Спарток, който вече е коронован за цар на всички траки. L'anno è 323 antevo-volgare. La città dei Traci di Kabile è stata governata dai Macedoni per quasi 20 anni. Conoscendo una piccola ma robusta fortezza, il comandante macedone Epimenes è stato eletto comandante della città da Alessandro Magno. Спартакус,
por notizie. Fratelli, buone notizie sono arrivate. Alessandro è morto. Chi ci governerà ora? Il nostro nuovo re è Lisimaco, ma è troppo lontano. È arrivato il mio momento per diventare re di Atrisi e di tutta la Tracia. Lunga vita re Spartaco! Raccoglietevi e marciate verso il palazzo di Epimenes. Vedendo la minaccia sulla sua vita, Epimenes prese la casa fino a che il costruito della città e scappò. Dov'è Epimenes? È scappato e ha portato con sé il tesoro. Nel nome del grande Dio, madre, anche conosciuta come Cibele, ti nomino Spartacus, nipote di Chersoptebes e bisnipote dei gloriosi Teres e Sitalce, Basileus degli Odriani e di tutti i Traci. Tuo padre, il re, è morto. Figlioli, siete ancora troppo giovani. Come secondo la vecchia tradizione, il nuovo re dei Traci dovrebbe essere vostro zio Spartacus di Cabile. Mio re, tuo zio Zeus è morto. Ora sei il re di Odrizia e di tutta la Tracia. Finalmente è arrivato il nostro momento di prendere quello che Pimene ci ha rubato e quello che Zeus ci ha promesso. Costoco, figlio mio. Sì, padre. Parti verso Sotopolis e chiediti vernice per annullare il vecchio giuramento fatto da mio zio Zeus per far ritornare da me e Pimene con il tesoro. Se ella non lo farà, ci sarà una guerra. Consideralo fatto, padre. Saluti da Spartaco, re di Atrisia e Basileo di tutta la Tracia. Ha richiesto che Epimenes e il suo tesoro si tornino a Cabile, o ci sarà una guerra. Fermi. Tuo cugino ha ragione. Dal momento che tu sei troppo giovane, come dice la vecchia tradizione, il nuovo re dei Traci è il nipote di tuo padre e tuo zio Spartacus di Cabile. Anni fa, Zeus fece un giuramento a Spartacus per far tornare Epimenes il suo tesoro, ma non l'ha mai fatto, perché il tesoro conserva il suo potere. Ora dovrai sopportare il pesante fardello e mantenere il giuramento. Oh, potente re degli Odriani, Berenice e i suoi figli sono arrivati. Falli entrare. Re degli Odriani e Basileus di tutti i Traci, in segno di onore e rispetto per il vecchio giuramento di Zeus, dobbiamo consegnarti a Epimenes e tutto quello che possiede. Se qualcosa è sbagliato o manca, dovrà essere tua volontà a giudicare. Questo deve essere inscritto su 4 tavolette. Le prime 2 devono essere in Cabile. Le altre 2 devono essere in Sotopolis. Così questa storia sarà conosciuta per sempre e da tutti. I
Един такъв епиграфски надпис, като Севтополския, дава множество информация от една страна. Un segno epigrafe simile a quello di Sevtopolis ci fornisce numerose informazioni. Si tratta di una rappresentazione del rapporto tra i paesi, il rapporto tra i governanti e il loro posto nella gerarchia del paese. E la posizione del segno, come il segno stesso dice, ci devono essere quattro copie, di cui due in Kabyle e altre due in Sevtopolis, in certi luoghi. Possiamo immaginare il modo in cui Sevtopolis e Kabyle sembravano. In Kabyle il segno si trova nel santuario di Artemide Fosforo, che è il santuario centrale, è il dio che si crede di essere un protettore di Kabyle, così come nella foresta, una piazza nel centro della città. Da queste informazioni concludiamo che le due città traciane sono state costruite dalle più moderne tradizioni del tardo ellenismo. Което отделно само по себе си показва, че в този момент тези два тракийски града са уредени по най-модерните тогавашни традиции късно-елинистически. La pietra originale di Sevtopolis è conservata nel Museo Nazionale Archeologico di Sofia. Due copie esatte di esso si trovano nella sala espositiva del Santuario Archeologico di Kabyle e nel padiglione della Tracia presso il Museo Storico Nazionale a Sofia.